Eccoci qua, la rubrica tanto attesa e Cucinando con MD, ma soprattutto lui tanto richiesto. Chef Ferio, buongiorno, bentrovato. Ciao Mary, buongiorno. Per me? Quel mazzolino di prezzemolo. Che caro che sei. Che serve per il piatto. Ma chef, io così che mi ero così poi ti meriti il prezzemolo, tu meriti rose rosse, Mary. Ma che buongiorno, c'entra? Buongiorno. Il gesto che piace sempre, al di là del fiore. Ok, e poi comunque allora me lo rendi, che mi serve? Va bene. Per piatto, grazie. Noi lo rendiamo in omaggio a voi, in realtà simboleggiamo, possa essere un fiore, il fiore che più vi piaccia e che state pensando proprio in questo momento, che può essere una rosa, che può essere il giglio, insomma una margherita. Noi vi doniamo un fiore, ma insieme al fiore un buonissimo piatto anche oggi, per voi realizzato da Chef Ferio. Mamma, che presentazione, chef. Presentazione da Nobel. Chef. Allora, Mary. Anche oggi è un piatto che merita. Ma perché il piatto che merita, il piatto che ti che ha portato. Allora, gnocchetto alla pescatora, chi è che non piace, Mary? Chi è che non piace? Quindi lo gnocchetto alla pescatora, ecco, proprio l'abbinamento della pasta, molte volte è lontano. Si, esatto, però, esatto. No, lo famo strano sempre, no? Lo famo strano. Però per anticipare, per accelerare un po' la procedura, cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquistato già le vaschette pronto fresco, preparato per spaghettate, risotti, in questo caso lo gnocco, quindi dove troviamo calamari, cozze, vongole, tutto quello tutto che ci serve. Esatto, diciamo, quindi un piatto veloce. Vi dico una sorta che anche di su te, che poi su te non è, perché poi lo utilizzeremo. No, diciamo è un misto pronto per questi piatti da realizzare in pochi minuti. Allora, dove tra l'altro è anche buono, Sì. Certo, poi se avete tempo usiamo il fresco, compriamo 200 grammi, 400 grammi per tipologia, siamo lì a pulirli e a fare. Quindi come ti togliamo questa ricetta, perdonami chef? Ma gnocchetto alla pescatura, semplicissime. Ok, gnocchetti Mary. Alla pescatura per voi oggi. Esatto, partiamo allora, subito. Padella antiaderente, prezzemolo che in questo caso lo voglio tagliare grossolano, no? Bello. Gli mettiamo un po' di peperoncino. Oggi ci dedichiamo più al sugo perché lo gnocchetto ha una cottura velocissima, no? Quindi con 3 minuti siamo già pronti. Acceleriamo un po'. Poi che facciamo? Che facciamo? Come il procedimento? E presumo tagliamo questi pomodorini. Che pomodorini sono? Ciliegino. Possiamo anche, ecco qua è scappato, è freschissimo, quindi scappano. Quindi dividiamo in quattro parti. In quattro parti, sì, bello grosso, perché il ciliegino tende a sfaldarsi, è ricco d'acqua, quindi lo tagliamo in pezzi più grossi. Noi durante le ricette diamo anche consigli, no? Quindi è anche un piacere, no, guardarci. Si è ammutita Mariu, ragazzi, sta guardando, sta imparando, perché domenica lo realizzerà a casa sua. Esatto, sto imparando a cucinare. Quindi famiglia di Mariu, preparatevi, domenica mangerete gnocchi alla pescatura. Alla pescatura, quindi io sono attenta a studiare tutti i tuoi passaggi, Chef Ferio, che nessuno mi sfugga, perché altrimenti qualche errore potrei commetterlo e magari non riuscire nella preparazione della ricetta, anche se, attenzione, noi siamo, ci trovate, sulla nostra pagina Facebook, quindi questo momento di diretta lo rivedrete poi più tardi a partire dalle 14, in realtà i gnocchetti alla pescatura oggi, ma già tante ricette che Chef Ferio ha preparato qui per noi nella cucina di Mattina Live, e vi potrete veramente sfiziare, cercare, ma sai, cucinare. Le devono guardare queste ricette il pomeriggio dopo aver fatto i piatti, si mettono là sul divano sorseggiando il caffè e già pensano e decidono il primo per il giorno seguente o per la cena. Allora andiamo ad inserire i nostri ingredienti, quindi calamari, seppie, vongole e cozze, vedi? Facciamo rosolare per benino. Quindi dopo questa prima breve cottura del pomodorino, perché non deve essere totalmente cotto, perché giusto altrimenti un salto, si asciuga, esatto, vero? Giusto un salto. Mentre sfrigola ancora, si sta rosolando, e andiamo a inserire la nostra confezione di pronto per primi piatti. E questo che ci troviamo? Mary, ci troviamo calamari, sì. Le seppie,
cappie, le vongole e le cozze. Buono, completo. Poi, esatto, sì, in alternativa gli possiamo aggiungere gamberetti, qualche polipetto moscardino, sai, a piacimento. Viva la fantasia e la creatività. Salsiamo. Chef, se, dimmi caro. Notavo che questo gnocchetto è rigato. Gnocco rigato di patate, quindi dove si attacca ancora di più il nostro sugo. Quindi una scelta voluta? Eh sì, anche perché li trovi in vari formati gli gnocchi, no? Li trovi sotto forma di chicchette, solo di patate. E tra l'altro sono pure un po' più piccoline. Esatto. Le chicchette. Farciti con la mozzarella. Chef, però tu veramente ne sei tantissime. Cioè, con te è sempre una sicurezza averti in cucina. Quanto è bello, ecco, anche per i tuoi collaboratori, imparare da Chef Ferio nel tuo ristorante Mangiando sul Serio, lo ricordiamo. Si trova a Nola, due passi da Vulcano Buono. Esatto. C'è una brigata, eh? Allora, in verità è bellissimo avere a che fare con me, però è difficilissimo seguire nelle mie... Perché sei rapidissimo. No, non solo. Cambio di giorno in giorno, guarda, non ho regole in cucina. Guarda, imparo a conoscerti, quindi, chef. Lo stesso sugo fatto il giorno precedente, casomai il giorno dopo ci sono delle variazioni. Dove i miei collaboratori li vedo guardare, dice, ma qual è il sistema migliore? Esatto, chef, perché tu fai anche tanti corsi di formazione per i giovani ragazzi che vogliono, appunto, che ambiscono a diventare degli chef, ed è difficile essere al tuo passo. No, Mary, io faccio prevalere le emozioni in questi casi, no? Le emozioni che del giorno. Okay, ci sono anche giorni dove le mie emozioni sono un po' giù, sai. Allora, chef, è sempre un'emozione qui nella cucina, nel Cucinando con MD, qui a Mattina Live. Però adesso, visto che per te ogni piatto suscita una tua personale, oggi che emozione, soggettiva emozione, esatto, ecco. Qual è l'emozione che ti sta catturando ora? In questo momento? Meri, la fame, l'emozione della fame, perché questa non si sente, ma da questa padella esce fuori un profumo di mare che non me l'aspettavo, tra l'altro, che è spettacolare, quindi non vedo l'ora finisca il momento nostro e devo dargli un assaggio per forza, guarda. Qual è invece? Già pronto, forchette e cucciaio. Guarda, dai spazio alla regia, chef, guarda, mamma mia, che spettacolo. È un quadro. Ma ci piace proprio che sfrigoli, no? Che borbotti questo fondo, questo rumore in sottofondo, grazie alla regia, davvero grazie. Allora, tra l'altro, chef, l'emozione tua è quella di poter assaggiare il piatto, ma qual è l'emozione invece del nostro pubblico da casa? Di assaggiarlo, di prepararlo? Ma dove risiede l'emozione? Per quanto mi riguarda risiede proprio nella vista, ma perché ci sono dei colori bellissimi. Anche. Ma anche nel profumo. Guarda. Il profumo penso sia il primo step per poi assaggiare e quindi poi gustare attraverso il palato. Mary, per la prima volta voglio... Oggi questo piatto rispecchia tutti e tre i gusti, cioè veramente palato, occhi, gusto, tutto. Perché veramente sta uscendo fuori un piatto che non me l'aspettavo, Mary. Spettacolare. È perché sempre figlio della tua creatività, di quella passione di cui raccontavi, bravo, che trasmetti. No, poi ma anche di devo dire dal pronto preparato per quindi i piatti di pesce. Ecco, anche ma durante, guarda, la settimana, esatto, chef, possiamo preparare un piatto. Ve lo consiglio nobile, vivamente. Buono e profumatissimo, ve lo garantisco, guarda. Io, sai, lo vedo ideale per il giorno venerdì. Ma sì, un gnocco, un venerdì gnocco, no? Giovedì gnocco. In realtà è il giovedì. Giovedì gnocchi, e noi, siccome stravolgiamo le regole, perché in cucina a tavola non ci sono regole, ci sono solo emozioni ed essere felici. Quindi venerdì gnocco alla pescatora. Al limite, guarda, nelle puntate precedenti abbiamo usato il pesto di pistacchio, no? Sì. Quindi non abbiamo usato tra l'altro, tutto. Lo ricordate, il pesto di pistacchio che abbiamo preparato? La tagliatella, cioè, con la mortadella, esatto. Ricordare al pubblico che il pistacchio può essere utilizzato per tantissime varianti, caso. Quindi non solo come fondo per la pasta, ma anche come cosa? Anche in questo caso per mantecare lo gnocco finale, dove già
avremo una cremina bella tirata per via dello gnocco di patate, quindi l'amido che fuoriesce. Ma in questo caso avremo ancora una crema più deliziosa e più dolce con il pistacchio. Perdonami chef, dimmi, magari cara, il nostro pubblico è d'accordo con me, condivide il mio pensiero, oppure no, condivide il tuo. Ma non è che questa cremina di pistacchio può alterare, ecco, l'aroma, insomma, il sapore tradizionale di mare? Usarlo con parsimonia sicuramente va a intaccare il sapore principale, ma in questo caso lo andiamo ad arricchire, Mary. Diventa solamente un po' più lucido e dolce, nulla di più. Era solo un momento per utilizzare anche gli ingredienti che abbiamo in dispensa, no? Ultimo passaggio, pepe. Wow! Un filo d'olio. Un piatto buonissimo. Sicuramente troverete al ristorante Mangiando sul Serio di Chef Ferio, ma sicuramente vi un po' di prezzemolo a replicarlo davvero nelle vostre case. In tempo reale vi stiamo cucinando, in realtà, Chef Ferio. Onore e merito al nostro chef. Vi passo un piatto? Preparando una ricetta, un primo piatto gustoso, buono, per nulla banale, per nulla scontato, e che può sembrare davvero difficile da realizzare, ma vi abbiamo dimostrato, vabbè che le tue mani sono d'oro, chef, però con la tua guida sicuramente riusciremo anche noi, nelle nostre abitazioni, nelle nostre dimore, a suscitare, ecco, suspense e meraviglia ai nostri commensali, che saranno sicuramente contenti, no? Ma sempre sono contenti. Quando si mangia tutti sono contenti. Soprattutto quando si mangia e si cucina con amore. Quando si mangia tutti sono contenti. Ecco qui, poco da...